per ogni ministero faremo delle distinzioni, probabilmente faremo un'equipe di liberazione, che si intende per liberazione, non si intende esorcismo, ossia il gruppo carismatico non pratica esorcismi, questo è il primo punto. Noi non pratichiamo esorcismi in nessuna parte. Se io pratico esorcismi non lo faccio come carismatico, ma come delegato del vescovo, e non c'entra, va bene? Ma il gruppo carismatico non pratica esorcismi, va bene? In qualche luogo farà preghiere di liberazione e saranno date norme chiare sulla preghiera di liberazione. È una preghiera fatta a Dio, soprattutto è una preghiera di lode, e noi la scriveremo, faremo un manualetto sulla preghiera di liberazione. Ognuno prende il manualetto e vedrà, leggerà quelle preghiere dove sì ci sono delle domande al Signore per liberare. Questo manualetto rispecchierà alcune preghiere degli antichi padri e gli esorcismi minori che si trovano nel manuale proprio moderno, iniziazione agli adulti. Non sono preghiere, non ci sono altre. Per cui invitiamo tutti quelli che appartengono al rinnovamento a non fare esorcismi. Siccome so che in tanti luoghi si fanno esorcismi veri e propri, esorcismi non se ne fanno. Si fanno preghiere di liberazione. La preghiera di liberazione è invocazione di Dio. Chiedere a Dio di liberarci. Lì possiamo arrivare. Signore, tu sei grande. Nelle preghiere di lode il diavolo, se c'è, non resiste. Nell'invocazione del nome di Gesù non resiste. Al massimo possiamo arrivare a pregare il buon Dio che ci libera degli spiriti cattivi e basta. Ma noi il diavolo non lo conosciamo, ne vogliamo conoscerlo. Va bene? No, ci sono tre liberazioni. C'è una liberazione psicologica, c'è una liberazione spiritica e c'è una liberazione dei flussi diabolici. Per spiriti che intendiamo, questi spiriti che noi, che abitano dentro di noi. Sì. In pratica noi dobbiamo ignorare il diavolo, non ignorare nel senso che non dobbiamo tenerne conto, ma lui non ci interessa come personaggio. Anche quando noi facciamo preghiere di esorcismo, gli indirizzi che noi diamo è interessarci meno del diavolo. A noi interessa la persona. Chiamiamo la persona, apriamo la stanza e la portiamo fuori. E un diavolo se resta, resta dentro, perché due sono i metodi. Se mettiamo, c'è in questo luogo leoni, ruggenti, lupi, e ci sono due o tre persone che sono qua in preda ai lupi, ai leoni, cosa noi possiamo fare? Due cose possiamo fare. O veniamo qua e coi fucili ammazziamo i lupi, i leoni, e così, oppure con tattica prendiamo le persone, li portiamo fuori e chiudiamo la porta. Poco interessante, c'è dei lupi, dei leoni, di cose, a noi interessa condurre fuori, va bene?